vedete, noi ci troviamo qui per questa opera d'arte così significativa, così potente, perché qui si gioca un senso che cammina dal momento in cui l'umanità si è costituita come tale in società. Il potere, qualunque potere, anche il migliore, ha sempre cercato di nascondere qualcosa. Al potere non piace che vengano portati alla luce i suoi altarini. Questione. Allora, Assange, l'uomo straordinario di un coraggio veramente raro, sta vivendo il suo martirio perché? Sta vivendo il suo martirio perché contro di lui c'è in atto una vendetta. Cosa ha fatto Assange di male? Niente. Si è limitato a rivelare qualcosa che è accaduto. Allora, il potere nella fattispecie è quello del governo degli Stati Uniti e di tutte le sue varie agenzie, dice, perché ha rivelato dei segreti di Stato. Ma se la democrazia è il potere dei cittadini, perché mai ai cittadini dovrebbe essere nascosto qualcosa? È una contraddizione in termini, ma noi che non siamo ingenui e abbiamo un po' studiato, sappiamo, lo dico in una maniera un po' pittoresca, che se gli Stati Uniti sono una democrazia io posso aspirare a essere il Papa, anche se non c'è bisogno perché Francesco fa bene la sua parte. Gli Stati Uniti, come dice da decenni il grande Noam Chomsky, sono un'oligarchia, sono poteri economico-finanziari militari che tengono in mano il paese, lo tengono anche per i testicoli. Non è Monio Vadia che dice questa cosa, che conta meno del 2 di picche, ma lo denunciava negli anni 50 già l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito degli Stati Uniti d'America nella Seconda Guerra Mondiale, Eisenhower, diventando presidente, badate, repubblicano, diceva: c'è un, diciamo, si sta formando un establishment industriale, politico, militare che sta mettendo a rischio la democrazia degli Stati Uniti. Parliamo della fine degli anni 50. Queste cose dette da un personaggio autorevolissimo, uno degli uomini che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale insieme a Churchill e a Stalin. Piaccia o non piaccia, la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta anche dai sovietici, guidati dall'allora segretario generale del Partito Comunista, che era Stalin. Questo poi si può parlare di Stalin, di altro, ma questa è una verità indiscutibile. Allora, è evidente che Assange ha usato qualcosa che il potere della sedicente democrazia statunitense non può tollerare, per una ragione ulteriore a quella che, diciamo, spinge ogni potere a cercare di tappare la bocca a chi dice la verità. Oramai non c'è nulla di più pericoloso che dire la verità in questo mondo. È diventata la cosa più pericolosa. Ma c'è anche altro. Assange, con le sue rivelazioni, il suo lavoro di giornalista d'inchiesta, ha mostrato che il re è nudo.
il potere degli Stati Uniti, oltre che sullo suo strapotere economico, finanziario e militare, si è basato anche su un'immagine che gli Stati Uniti hanno saputo veicolare nel mondo con i loro sistemi di informazione, di comunicazione, anche con quei sistemi che non sono considerati tali: cinema, musica, televisione. Gli americani si sono sempre raccontati come quelli buoni, come quelli che vogliono salvare il mondo, che vogliono salvare dai cattivi. Hanno cominciato a raccontarci che i cattivi erano i nativi amerindi. Poi, grazie al cinema indipendente e a tanti scrittori e storici, abbiamo scoperto che in realtà i bianchi protestanti sono stati i criminali che hanno perpetrato un genocidio contro il popolo amerindio. Poi ci hanno raccontato un'altra frottola, quella del Centro America, dottrina Monroe 1823. È il giardino di casa nostra. Non si capisce perché, però questa era la dottrina Monroe. Poi il Sud America, la guerra con la Spagna. Poi, siccome gli spagnoli avevano una colonia nelle Filippine, essendo gli sconfitti, gli Stati Uniti sono andati a occupare le Filippine, a migliaia di chilometri dalle loro coste, e hanno cominciato con l'Asia. Adesso stanno completando, o cercano di completare, la loro strategia di dominio del pianeta attraverso il loro sistema economico, militare e finanziario. E la guerra in Ucraina è questo: l'hanno voluta loro e hanno usato la NATO. Io sono stupefatto ancora che qualcuno pensi che quella guerra l'abbia voluta Putin. È una forma di idiozia. Putin ha tentato, guardate, io parlo anche in russo, Putin ha tentato in tutti i modi di fare degli accordi, ma non voleva l'Occidente. L'Occidente sono gli Stati Uniti più quattro camerieri che si chiamano Europa. Volevano a tutti i costi ridimensionare la Federazione Russa per poi rivolgersi alla Cina, perché oggi la Cina è il più grande colosso economico e ha in pancia almeno 60% del debito pubblico statunitense, perché le ragioni delle guerre sono principalmente economiche, tutto il resto viene dopo, ci si aggrega. Allora Assange ha frantumato la maschera del buono, mostrando i crimini perpetrati dagli Stati Uniti d'America che, parlo solo del secondo dopoguerra, non hanno fatto altro che scatenare guerre. La guerra contro il Vietnam nasce, poi non è mai stata dichiarata, nasce dal presunto incidente del Golfo del Tonchino contro un vascello, una nave statunitense. Ci abbiamo messo 20 anni per scoprire che se l'hanno fatti da soli, ma non ancora, perché lo dice Monio Vadia. Ascoltate quello che dice oggi Robert McNamara, ex ministro della difesa degli Stati Uniti al tempo del Vietnam. Robert McNamara, insieme a Susan Eisenhower e ad altri autorevolissimi, aspettate, ce n'è uno molto importante, l'arteriosclerosi, hanno mandato una lettera a Bill Clinton nel 1992,
96, firmata anche da Robert McNamara, ma da molta gente autorevolissima, George Kennan, ex agenti della CIA, dicendo che l'allargamento della NATO sarebbe stata una catastrofe epocale. Però queste cose nel mainstream non vengono fuori. Perché guardate, io che seguo questa faccenda, tutte le mie informazioni le derivo al 90% da studiosi statunitensi, non dalla Pravda o dalla TASS. C'è un libro di uno storico statunitense che si chiama Benjamin Abelow, l'ho presentato io a Roma con l'autore, che si intitola Come l'Occidente ha preparato la guerra in Ucraina. Ora, essendo Assange uno che ha toccato un nervo scoperto, lo odiano a morte, perché lui non solo ha denunciato crimini, ma ha smascherato che gli americani siano quelli bravi, che fanno le guerre per la democrazia, che fanno le guerre, come si chiamano, umanitarie. Guardate, gli Stati Uniti d'America hanno avuto quell'evento tragico delle Torri Gemelle, Twin Towers. Sono morti 2862 esseri umani. Per vendicarsi di questo, gli Stati Uniti hanno scatenato due guerre contro l'Iraq e l'Afghanistan che hanno fatto 1 milione di morti civili innocenti. Pensate se i sovietici, che hanno avuto 27 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale, avessero usato la stessa logica. Oggi la Germania e tutti i paesi europei complici dei nazisti non esisterebbero più. Allora è arrivato il momento che noi cerchiamo di svegliare una cosa che purtroppo si è profondamente addormentata, narcotizzata. Una volta dicevamo, quando venivano i fascismi, il sonno della ragione. Oggi c'è qualcos'altro, il sonno delle coscienze. È ora che noi, proprio su Assange e sugli altri, risvegliamo le coscienze, facciamo capire che questi uomini, in particolare Assange, sta vivendo un martirio, l'ha fatto per noi, perché potessimo essere liberi, e non si è liberi se non si sanno le cose. Non si può essere liberi se non si è informati sulla verità dei fatti, sulla loro complessità, sulla loro articolazione. Questo ha fatto per noi Assange. E noi abbiamo un debito inestinguibile con lui. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere perché lui venga restituito alla sua libertà, alla sua famiglia, perché la sua liberazione corrisponda a un'assunzione di orizzonte che dica: il potere non può conculcare la libera informazione. Si deve fottere. C'è una cosa, ogni volta il potere fa riferimento alle elezioni. Famoso, abbiamo ricevuto l'investitura dal popolo. Qui c'è da scompisciarsi e da ridere, perché tanto metà non votano. Ma a parte questo, se andate a vedere certe aree degli Stati Uniti, sono in condizioni peggiori dell'Africa. Quale autorità possono dare, visto che non hanno che gli occhi per piangere, che sono affamati, disperati? Allora, però, c'è un principio astratto, se volete, che noi dobbiamo portare alla sua lucidità, cioè questo: un governo che viene eletto
se queste si possono chiamare elezioni. Vabbè. Comunque ottiene il diritto di governare, non quello di avere ragione. Nessuno ti consegna il diritto di avere ragione. Quindi anche se tu hai ricevuto la titolarità formale a governare, non per questo hai ragione. Poi, in particolare in Italia, il primo articolo della Costituzione repubblicana, che i politici declinano lasciando fuori un pezzo, cioè l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, punto, la sovranità appartiene al popolo, ma c'è una virgola che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La traduzione è: in Italia è sovrana la Costituzione, neanche il popolo, perché se no si va nel plebiscitarismo. Abbiamo visto nella Germania nazista cosa significa. Allora ci sono delle regole che anche se vinci le elezioni devi rispettarle. Nessun governo nella storia repubblicana le ha rispettate. Chi ha rispettato l'articolo 3? Che il governo deve rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza dei cittadini. Quando mai? Quando mai? Le differenze non solo non si sono attenuate, ma sono aumentate. Prime fra tutte le differenze fra all'interno, nella carne del corpo elettorale, la parte maschile e la parte femminile. Le donne in tutta la storia repubblicana non sono state cittadine al pari degli uomini e continuano a non esserlo. Allora basta con le palle, basta con i regimi. Noi dobbiamo sostenere la straordinaria lotta di Assange, dobbiamo stare a fianco a lui, ma con una, direi, presa di coscienza altra rispetto a essere gli attivisti che sostengono. Noi dobbiamo sforzarci di diventare credibili, di diventare veramente attivisti non solo nell'espressione, ma nei nervi, nella carne, assumendo dentro di noi la consapevolezza di essere anche noi Assange. Siamo tutti Assange come oggi siamo tutti palestinesi. Questo è ciò che dobbiamo essere. Non lasciare più alle chiacchiere, ai vaniloqui televisivi, dove si starnazza, non si parla, non si comunica. Sapete chi se ne frega delle gazzarre della politique politicienne? Tu hai fatto questo, io ho fatto quell'altro. Il mondo rischia di essere sull'orlo di una guerra mondiale e ancora ci stiamo a ballottare cosa ha detto il PD, cosa ha risposto Giorgia Meloni. Ma chi se ne fotte? Noi vogliamo vivere, vogliamo trasmettere vita ai nostri figli, ai nostri nipoti, vogliamo vivere in un pianeta redento dalla ferocia dell'inquinamento, e le guerre inquinano in modo terrificante. Ci vuole poi un secolo per bonificare. Quello che questi signori fanno, perché si divertono a buttare bombe, che importa? 30 miliardi, 60 miliardi per una guerra già persa. Ci sono delle ragioni tecniche. Ho sentito un discorso fatto dall'ex ministro degli esteri dell'Austria, una signora, che diceva: perché vanno avanti? È impossibile battere la Federazione Russa. Proprio è impossibile. Sul piano militare, sul piano economico, avete visto, no? Ah, finiscono i soldi domani, non hanno più le armi, sparano coi bussolotti. Tutte menzogne ciniche, sistematiche. Allora
il popolo ucraino paga più di tutti, sparirà. Sarà un popolo che molto difficilmente si riprenderà. Metà degli ucraini sono fuori. Io, siccome sto sempre dalla parte della gente che soffre, ho ospitato 3 profughi ucraine per 8 mesi a casa mia. Però guardate, quando la Siria è stata devastata, io avrei volentieri ospitato profughi siriani, ma non me li ho fatti ospitare perché? Perché l'Occidente è razzista e colonialista ancora. Tutti a lacrimare su Israele mentre vengono fatti a pezzi e trucidati i palestinesi. Io sono ebreo, so che cos'è fare parte di un popolo indifeso, ma oggi gli ebrei di oggi sono i palestinesi. E l'Occidente si scandalizza perché qualcuno usa la parola genocidio. Usano la parola genocidio, ve li posso anche fare conoscere delle ex sopravvissuti alla Shoah. C'è un laburista inglese, si chiama Stephen Kapos, nato in Ungheria, fu deportato ad Auschwitz a 7 anni. Lui ha dichiarato sulla guerra, poi sul macello di Gaza, ha detto: il genocidio che gli israeliani stanno perpetrando contro il popolo palestinese non c'entra niente con me, non c'entra niente con noi. Ed è uno che è stato Auschwitz. Lo dice anche il grandissimo Norman Finkelstein, i cui genitori sono stati deportati entrambi. Allora basta con queste menzogne, basta con la retorica. Che senso ha fare i giorni della memoria se quella memoria non ci serve a dire mai più nessun essere umano deve subire violenze, brutalità, segregazioni, apartheid? Se volete che avervi la soddisfazione, andate su YouTube, ascoltate le conferenze di un giornalista israeliano che da 50 anni sta seguendo tutta la vicenda. Questo giornalista si chiama Gideon Levy. È nato in Israele, ha vissuto in Israele, la famiglia in Israele. Si scrive Gideon Levy con la Y finale. Sentite le sue conferenze. È più radicale dei palestinesi, eppure è un israeliano, ma è un essere umano prima di tutto. Perché questo è il problema. L'appartenenza a una nazione viene dopo. Prima l'uguaglianza si fonda sul fatto che noi siamo tutti esseri umani e siamo uguali per questo. E poi quegli israeliani che si attaccano alla Bibbia, questo è scritto nella Bibbia, che tutti gli uomini sono uguali perché discendono da una sola figura, Adamo. Tutti gli uomini vengono da lì e tutti sono portatori dell'impronta divina. Questo vuol dire che sono uguali e inviolabili tutti gli uomini. Allora noi dobbiamo ritrovare la forza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, declinandola con la nostra Costituzione, che è veramente straordinaria, e dobbiamo fare capire che non cederemo mai. Io non so quanto mi tocca di vivere, io ho 78 anni, ma io finché avrò fiato in corpo continuerò, per poi trasmetterlo a quei giovani straordinari che ci sono. Perché anche già i giovani, non è vero, io li incontro nelle scuole, nelle università, dovunque, e sono pronti a raccogliere il testimone. Ma una società di chierici che vogliono tenere il potere anche dopo morti impediscono il sorgere di una nuova classe dirigente, di giovani che in alleanza con le altre generazioni, perché non si tratta di essere giovanilisti, la trasformazione di una società arriva con un'alleanza fra le varie generazioni, ciascuno con le sue specificità. I giovani mettono una grande forza ideativa, energia, gli uomini maturi cominciano a mettere un equilibrio delle due cose e quelli anziani come me mettono il loro vissuto. Ma come ha detto una volta, fra le varie metafore un po' cazzone che dice Bersani, una l'ha beccata. Lui ha detto: io a spingere la carretta
ci sarò sempre, a tirarla ci vuole qualcun altro. Io sarò sempre con voi a spingere la carretta. Grazie a tutti, grazie per avermi ascoltato.